c'era anche il sindaco di Fiume di Nizza. Grazie Presidente. Io la mia riflessione è questa: il Presidente Pizzone ha aperto i lavori dicendo la città si deve svegliare. Ha fatto riferimento al nostro incontro di Fiume di Nizza. Mi fa piacere constatare che tutti gli interventi che si sono susseguiti finora vanno comunque in direzione di assoluta condivisione della necessità di questa città metropolitana di cui si parla, ma di cui chiaramente poi bisogna definire il modello. Quindi credo che un passo avanti l'abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato, perché siamo tutti d'accordo. Quindi quello che è successo a Fiume di Nizza, dove nessuno era d'accordo, più o meno è stato superato. È chiaro che non è tutto così, non è tutto bianco, non è tutto nero. Perché oggi noi siamo costretti, come ha detto giustamente il professor Mosani, ad affrontare la questione. E siamo costretti perché da dove siamo partiti? Noi siamo partiti da due processi che nel corso degli ultimi 20 anni sono andati avanti. Da un lato la riduzione della spesa pubblica, dall'altro lato il proliferare di enti, organismi e quant'altro che hanno utilizzato una funzione. Ecco perché oggi ci poniamo il problema che dobbiamo cambiare il modello di governance, perché questi due processi che sembravano essere ognuno autonomi per i fatti propri, oggi diventano convergenti e portano verso una riflessione comune. Bisogna cambiare la governance del nostro territorio. E nel cambiare la governance del nostro territorio, perché non è più possibile avere più enti che svolgano le stesse funzioni, la moltiplicazione di costi, perché comunque abbiamo un problema finanziario enorme, perché sia come risorse statali che come risorse regionali, le nostre province, i nostri comuni non hanno più le risorse di prima, e allora ecco che questi due grossi processi convergono e ci dicono in maniera imperiosa bisogna cambiare il modello di governo dei nostri territori. E su questo non abbiamo scelta, siamo arrivati al punto. Nel cambiare, Messina ha questa grossa opportunità, che è la stessa opportunità che ha Catania e che ha Palermo, e che invece non hanno Trapani, non ha Agrigento, non ha Siracusa, dove mi chiedono ma perché noi restiamo esclusi da questo processo? Perché evidentemente non c'erano alcune caratteristiche di base. E qui Messina deve decidere. Deve decidere se far parte di questo nuovo modello di sviluppo, se vuole utilizzare questa opportunità oppure no. Perché credo, in quello che io su quello riflettevo, qui dentro siamo tutti d'accordo, ma cosa succede uscendo da qua dentro? Allora, credo che il messaggio che il Presidente Pizzone, il Ministro degli ha organizzato questo incontro oggi, hanno voluto lanciare, è che è necessario assolutamente accelerare il processo di informazione e di coinvolgimento dei territori, indirizzando il ragionamento verso questo punto comune, sul quale oggi sembra che siamo tutti d'accordo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto come governo noi ben due disegni di legge sulle città metropolitane. Il primo, quello di cui abbiamo parlato a Fiume di Nizza, un disegno di legge basato sulla analisi dei bisogni dei cittadini, perché sono stati ricordati i modelli europei di città metropolitane. Le università ci hanno aiutato a individuare questo modello, un modello in cui bisognava raggiungere un minimo di garanzia dei livelli di servizi dati ai cittadini. Perché la nuova governance è rivolta a questo, ai servizi ai cittadini, e quindi l'unificazione della struttura amministrativa, la razionalizzazione degli uffici, la razionalizzazione delle politiche, della pianificazione, un po' tutto quello che è stato detto. Ma l'obiettivo era, sono sempre i servizi ai cittadini. Allora, partendo da quel modello, il primo disegno di legge, che sicuramente è quello tecnicamente più corretto, che già estendeva la città metropolitana di Messina lasciando fuori Milazzo, ma non perché non si volesse portare dentro Milazzo, ma perché la filosofia è stata anche quella di lasciare territori contigui alla città metropolitana una propria autonomia anche economica, poter lasciare dei centri di aggregazione. Rispetto a quel modello diverse opposizioni sono state portate al governo da parte dei territori e quindi abbiamo preferito a questo punto
adottare un modello diverso, un modello più semplice, un modello che porta la città metropolitana ad essere più simile, se vogliamo, a un consorzio di comuni, ma avendo la consapevolezza che è il primo modello a cui dobbiamo tendere. Noi dobbiamo partire quindi con un'aggregazione che non può riguardare soltanto l'ambito urbano, perché altrimenti non abbiamo le caratteristiche della città metropolitana. Qui noi oggi abbiamo parlato di città metropolitana dello Stretto, ma vi rendete conto che siamo in una situazione di distanza totale in questo momento? Noi abbiamo una città metropolitana, Reggio Calabria, che si sta muovendo con l'ordinamento nazionale, dove abbiamo un'intera provincia che fa parte della città metropolitana. E qui da noi in Sicilia il dibattito, oltre a questo disegno di legge del governo, si sta concentrando anche su un altro disegno di legge, quello presentato dal Presidente della prima commissione Cracolici, l'onorevole Cracolici, dove addirittura un'ipotesi di partenza è quella dell'ambito urbano. Quindi noi, giusto per capire dove siamo oggi, avremo una città metropolitana di Reggio Calabria che ingloba tutta la provincia, una città metropolitana di Messina che paradossalmente, secondo questa ipotesi proposta dall'onorevole Cracolici, partirebbe con soltanto l'ambito urbano. Ma come possono dialogare questi due modelli così diversi? Ecco perché bisogna accelerare la riflessione, perché adesso sì, abbiamo fretta di trovare un nuovo modello. Io volevo dirvi una cosa, stiamo mettendo, io ho costituito 4 gruppi di lavoro con supporto di tutte le università, proprio perché il dibattito è molto complesso, si è parlato della governance, le scuole a chi vanno, tutte le altre funzioni delle attuali province a chi vanno, e la città metropolitana è chiaro che è l'organismo che in questo momento può ancora più precisamente, in maniera più consona rispetto al consorzio di comuni, assolvere a queste funzioni che non sono soltanto quelle della provincia o del comune, ma sono anche funzioni di cui la regione si deve spogliare proprio in un'ottica di coordinamento territoriale. Noi avremo la possibilità tra qualche giorno di far partecipare ogni singolo cittadino a un dibattito, perché metteremo sul sito dell'assessorato i due disegni di legge sul consorzio di comuni e sulla città metropolitana approvati dal governo. Ci sarà un link, ognuno di voi potrà dire la sua, potrà parlare, potrà esprimersi, ma sempre nell'ottica, e ritorno a quello che ha detto il Presidente Attenzione all'inizio, di svegliare la città. Perché guardate che se Messina non decide oggi di adottare un nuovo modello di sviluppo, veramente rischia di restare all'interno di quel cerchio magico di cui si parlava poc'anzi, la zona d'ombra, perché il resto del mondo nel frattempo si muove. Nel frattempo Reggio Calabria diventa comunque città metropolitana, Palermo e Catania comunque si muoveranno, e allora bisogna che effettivamente il momento di riflessione di oggi, che sicuramente non potrà essere l'unico delle prossime settimane, serva come stimolo per sollecitare l'attenzione di tutti coloro che all'interno della città e dell'area metropolitana, che deve essere compresa all'interno della città metropolitana stessa, devono essere i protagonisti di questo processo, perché altrimenti il rischio che corre Messina è esattamente quello di restare indietro. Allora, utilizziamo questo momento di riflessione come proiezione in avanti, partecipate a questo forum di discussione, coinvolgete tutti coloro che vogliono dire la loro, perché un dato è certo: dal 1 gennaio 2014 le città metropolitane in Italia esisteranno, non saranno sul modello di Parigi, non saranno le città metropolitane a cui si dovrebbe tendere sicuramente, ma è comunque un modello base da cui partire, che sarà perfettibile. E se noi restiamo indietro in questo, restiamo tagliati fuori da quelle che sono le risorse e le politiche di coesione. E credo che questo oggi, con i problemi di finanza pubblica, non ce lo possiamo permettere. Io avrei tantissime altre cose da dire, ma credo che non ci siano più i tempi, e rinvio quindi qualsiasi altro commento a questa consultazione online e ai futuri momenti di riflessione che si vorrete organizzare. No, brevissimamente, perché se no ci facciamo un aperitivo e facciamo prima. Io
comunale aperto ai regionali, alle categorie professionali, produttive delle organizzazioni sindacali, perché questo è un tema centrale su cui credo che il Consiglio Comunale debba pronunziarsi anche con una proposta di cui i parlamentari si devono fare carico nella discussione sul disegno di legge per le aree metropolitane, altrimenti sono d'accordo con Torino Genovese, noi continuiamo a parlarci addosso e non andiamo da nessuna parte. Che noi abbiamo mancato diversi appuntamenti nella nostra città e ovviamente la responsabilità è mia, è nostra, così evitiamo di fare una discussione su chi e su che cosa. Però io penso che noi obiettivamente abbiamo un'occasione importante, perché lo diceva prima Francesca Moraci, le università, la facoltà di architettura in modo particolare, io ricordo quando ero assessore all'urbanistica, è passato un decennio, su questi temi hanno fornito contributi di grande valore, di grande pregio, di grande qualità, solo che noi in quel momento eravamo ad esempio impegnati a discutere di un piano regolatore di 20 anni prima. E allora evitiamo di mancare anche questo appuntamento, perché fino a quando il sistema economico e sociale del nostro paese e anche dei nostri territori reggeva, la chiacchiera da salotto poteva andare bene. Oggi che siamo in una crisi economica da cui tendiamo ad uscire, o comprendiamo che dobbiamo mettere a sistema ciò che abbiamo e valorizziamo ciò che abbiamo, oppure siamo totalmente tagliati fuori. In altri termini, la nostra più grande risorsa per uscire dalla crisi non è pensare che possiamo spendere un po' di soldi in più in investimenti più o meno produttivi, eccetera. La nostra più grande risorsa è quella di valorizzare ciò che i nostri territori hanno dal punto di vista economico e incrementare ciò che i nostri territori danno dal punto di vista del reddito nazionale. E poiché noi abbiamo la grande fortuna di essere collocati strategicamente in un posto che nei prossimi 50 anni può e deve essere strategico non per il Nord Europa ma per il Mediterraneo e per i paesi del Nord Africa, noi dobbiamo collocare esattamente la nostra missione, il nostro ruolo, il nostro sviluppo in questa fase. E noi siamo proprietari, noi come cittadini di Messina, quando dico Messina parlo di Messina e della sua provincia, e quindi non a caso noi abbiamo chiesto oggi che partecipassero anche i sindaci della nostra provincia, che ringrazio, a questo incontro, come i cittadini di Reggio, di Villa, sono proprietari dello stretto di Messina, che è la più grande risorsa economica su cui noi non abbiamo mai investito e che neanche controlliamo attraverso un'autorità unica. E lo stretto di Messina è strategico per il traffico di tutte le merci e lo sarà ancora di più quando lo sviluppo economico dei paesi del Nord Africa sarà tale che renderà la Sicilia e il nostro territorio importanti. E per questo al nord si sono attrezzati sull'asse Milano-Genova, perché comprendono perfettamente che c'è da organizzarsi. E allora la discussione sull'area metropolitana è una discussione che non ha il sapore della dotta disquisizione di carattere istituzionale, costituzionale, amministrativo, economico, eccetera. La discussione sull'area metropolitana è una discussione che va affrontata da questo punto di vista. E allora io ti chiedo, Emilia, e non a caso ti abbiamo invitato oggi qui, non per rovinarti la domenica, diciamo, di farti portatrice, magari invitando anche il sindaco, se trova il tempo tra una meditazione e l'altra, di occuparsi di questi problemi, perché penso che sia una cosa molto chiara. Noi siamo politici di professione, facciamo un po' schifo, tutto quello che volete voi, però qua c'è un punto centrale. Ormai la discussione è finita. Il governo nazionale ha fatto nel decreto del fare la norma per evitare il fallimento della città di Messina. Parliamo di cose concrete che abbiamo fatto. Abbiamo evitato il dissesto. Si è intervenuti
sulla vicenda precaria, perché dicono alcuni, e speriamo che la regione faccia la legge regionale, così definiamo un percorso che consente intanto per 3 anni di stare tranquilli e di trovare anche una soluzione che superi questa vicenda che in Sicilia ormai ha contorni grotteschi e squali. Si sta intervenendo su una serie di cose che ci sono state chieste dall'amministrazione comunale per consentire il risanamento del bilancio del comune, gas, caserma dei vigili del fuoco e così via. Noi stiamo facendo la nostra parte, perché è giusto, lo stiamo facendo da messinesi, lo stiamo facendo a prescindere dalle appartenenze politiche. Ora però basta coprirci di ridicolo. Ora l'amministrazione si mette a lavorare e a dare risposte, perché le precondizioni per poter lavorare noi le stiamo realizzando. Allora io ti chiedo, Emilia, di fare questo incontro, perché anche i deputati regionali devono essere messi di fronte alle proprie responsabilità. Perché guardate, io voglio ringraziare Patrizia Valerti per la duplice pazienza, quella che ha esercitato nei confronti del Presidente Crocetta e quella che ha esercitato nei confronti di quanti non hanno percepito e compreso il senso dell'iniziativa del Governo sulle città metropolitane e sulle province. Io ho letto la proposta dell'onorevole Cracovici, che credo sia encomiabile dal punto di vista dello sforzo e della mediazione politica tra le diverse esigenze, ma che sia ridicola dal punto di vista istituzionale, perché noi non ci siamo imbarcati nella crociata per la soppressione delle province per ritrovarci con delle province rachitiche e con delle finte città metropolitane che non reggerebbero la competizione neanche con, lo dico senza offesa, con il comune di Tusa, diciamo. Perché la città metropolitana è tale se mette insieme un territorio che ha una sua vocazione comune, se mette insieme la forza dei territori. Questo io lo dico anche agli amici sindaci dei comuni, che non devono sentirsi sindaci di cintura, ma che nella condivisione di un obiettivo economico di sviluppo sociale diventano protagonisti, mentre oggi sono arroccati nel loro fortino che muore per consunzione, perché la crisi economica non consente la sostenibilità delle singole municipalità. Allora qui non significa voler cancellare la identità, la storia e l'autonomia, significa valorizzarla, farla sopravvivere, farla diventare un'occasione di crescita. Allora, se non si comprende che le città metropolitane sono questo e attorno alle città metropolitane si rafforza il progetto di sviluppo e di crescita dei territori, se non comprendiamo questo non andiamo da nessuna parte. Allora l'idea che noi trasformiamo Messina, Catania e Palermo, cambiando il nome da città di Messina, Palermo e Catania, città metropolitana, e poi trasformiamo le attuali province con la denominazione da provincia regionale a liberi consorzi, e con l'aggiunta che anziché sempre con il presidente della provincia, con gli assessori provinciali, con i consiglieri provinciali, che non sono più eletti direttamente dal popolo ma indirettamente dai sindaci, dove vogliamo andare? Di che cosa vogliamo parlare? Questo è il punto. Allora, noi pensiamo in linea generale che le città metropolitane di Catania, Messina e Palermo debbano fondarsi su un patto tra i comuni di territori omogenei che hanno l'idea di voler crescere insieme, valorizzando le reciproche specificità. Palermo, capitale della Sicilia, che ha bisogno di uno statuto speciale. A me del fatto che Cracovici si sia fatto d'accordo con Orlando non me ne frega niente, ma non credo che gli importi nulla a nessuno. Il problema è che Palermo è la capitale della Sicilia e deve essere valorizzata per la sua storia, per la sua cultura, per la sua identità, per il suo ruolo centrale, e questo lo fai dandogli maggiore autonomia anche dal punto di vista normativo.
e mettendo assieme tutti quei territori che insieme a, che sono di Palermo e che sono di Bagheria e che sono di tutti i comuni che stanno insieme in quella realtà. Allora io penso che le soluzioni da questo punto di vista siano due: o si va alla trasformazione delle tre province, Catania, Messina e Palermo, in città metropolitane, mettendo insieme tutti i comuni di quei territori, o si va alla perimetrazione secondo ciò che già nella legge 9 dell'86 era già stata fatta e che consente sostanzialmente di mettere insieme quei comuni che per condivisione culturale, territoriale, economica e sociale stanno insieme e diventano un'occasione di crescita, perché altrimenti non abbiamo bisogno dell'ennesima legge e non abbiamo bisogno di province arachitiche, cioè non abbiamo bisogno della presa in giro dei liberi consorsi così come sono stati costruiti. Noi dobbiamo chiudere le province, le funzioni sovracomunali vanno alla regione, le funzioni comunali vanno ai comuni con personale e risorse. Se i comuni vogliono stare insieme per gestire insieme i propri servizi e i servizi delle province di competenza provinciale e ulteriori funzioni amministrative delegate dalla regione, si costituiscono in unione dei comuni liberamente, mettono insieme le proprie risorse, le proprie strutture amministrative, le proprie strutture tecniche, gestiscono insieme nel comprensorio che della loro giurisdizione quei servizi di loro competenza, gestiscono insieme attraverso l'unione dei comuni le competenze che la provincia aveva e tutti gli enti intermedi, non solo la provincia, ma tutti gli enti intermedi avevano su quel territorio, e la regione può, anzi deve, su richiesta dell'unione dei comuni, delegare ulteriori funzioni amministrative. Questo comporta un'operazione di riqualificazione della spesa, una efficienza dei servizi e la sopravvivenza, anzi il rilancio delle municipalità e dei comuni, perché altrimenti i piccoli comuni sono destinati a morire. E allora io lo voglio dire con affetto agli amici sindaci che sono qua: voi dovete farvi promotori di un dibattito con i vostri cittadini, con le altre amministrazioni, su questa direttrice di marcia, perché se noi pensiamo di salvare gli 8.000 comuni italiani e i 390 comuni della nostra regione erigendo un muro di Berlino per ogni comune, abbiamo condannato a morte i piccoli comuni, i nostri ragazzi, costringendoli ad una emigrazione ancora più violenta e pesante di quella che non stiano subendo oggi e di quella che c'è stata nel nostro paese negli ultimi, agli inizi del dopoguerra. Questo è il punto. Allora, per questo è importante fare questa discussione. Catania, città metropolitana dei distretti produttivi; Messina, città metropolitana dell'area integrata dello stretto. Queste sono le tre vocazioni che devono stare dentro una legge regionale degna di questo nome se vuole avere il supporto del nostro partito. E allora io penso che, ad esempio, il disegno di legge che l'assessore Valente ha portato in giunta, poi mi si dice perché io sono polemico con Crocetta, io non sono polemico con Crocetta, però noi ci siamo stancati dell'occhiata, non abbiamo fatto tutta questa operazione di cambiamento per ritrovarci esattamente peggio di prima. Questo è il punto. E allora nel disegno di legge dell'assessore Valenti c'è una norma che dice, secondo quello che prevede la nostra Costituzione, quindi noi non ci dobbiamo inventare niente, che una volta costituita la città metropolitana di Messina e una volta costituita la città metropolitana di Reggio Calabria, queste, secondo la Costituzione, facendo un accordo, possono gestire insieme una serie di servizi di interesse sovrametropolitano, costruendo l'area integrata dello stretto. L'elemento di novità che va a meno iniziativa dell'assessore Valenti è questo: dare un percorso certo sulla costruzione dell'area metropolitana dello stretto. Il presidente Arnissone lo sa, questo percorso abbiamo iniziato
a discuterne anche con gli amici calabresi, col Presidente del Consiglio regionale e col Presidente della Regione Calabria. Abbiamo avviato una discussione che già le università avevano fatto per conto loro, ma pensate ad esempio alla potenzialità dell'Università dello Stretto e non solo delle due università, diciamo così, tradizionalmente conosciute, ma noi abbiamo in quest'area una delle più importanti università per stranieri, che è la Dante Alighieri, che è una risorsa se va messa in questo circuito. Allora noi dobbiamo costruire questo percorso, mettere insieme le cose migliori che abbiamo, perché se le mettiamo insieme le moltiplichiamo, le facciamo crescere, e questo diventa preoccupazione più sviluppo per i nostri figli, per le nostre famiglie, per i nostri territori. Ma se non comprendiamo questo e pensiamo di continuare così, noi siamo già in ritardo, ma siamo destinati a scomparire. Io avevo tante altre cose da dire, ma non le voglio dire. Voglio semplicemente fare un'unica ed ultima considerazione, che è questa. Abbiamo una grande opportunità per farlo, non solo attraverso la discussione sui sistemi amministrativi, eccetera, di questo abbiamo già parlato, diciamo, l'impostazione può essere questa, ma che si chiama agenda digitale, cioè noi abbiamo la possibilità di far viaggiare tutto questo su una infrastruttura immateriale che è la più grande risorsa del Mezzogiorno, cioè se noi aspettiamo la Salerno-Reggio Calabria per far viaggiare le informazioni e i contenuti economici in termini di maggiore efficienza, abbiamo bisogno di altri 40 anni. Se noi invece realizziamo, e come si sta realizzando anche in Sicilia grazie all'opera che il governo regionale ha fatto e l'assessore Valenti ha fatto con la sua delega alla digitalizzazione, se facciamo viaggiare i nostri contenuti in tempo reale e in modo digitale, noi cresciamo 3 volte tanto di quanto non facciamo attraverso costruzione e completamento di infrastrutture che comunque hanno tempi medio-lunghi. E questa è la cosa più importante, riuscire a stare tutti sulla stessa piattaforma digitale con lo stesso linguaggio che riguarda il pubblico e il privato. E noi dobbiamo su questo fare passi in avanti che ci consentano di recuperare in tempo reale competitività che abbiamo perduto. Allora l'area metropolitana la possiamo costruire non solo attraverso buone norme, non solo attraverso buoni sistemi amministrativi, e questo dobbiamo cercare di fare, ma anche attraverso la costruzione di un'unica grande piattaforma digitale che diventa la chiave d'ingresso in un territorio importante e strategico per il futuro del nostro paese. Allora io penso che il senso di questo incontro che Giovanni insieme a tanti di noi ha voluto promuovere sia sostanzialmente questo: cerchiamo di provocare un dibattito in questa città e cerchiamo, visto e considerato che abbiamo la possibilità di farlo, perché la condizione politica oggi è migliore di quella di ieri per la nostra città, non sprechiamola, facciamo il Consiglio Comunale Emilia da qui a 10 giorni un dibattito con una proposta della città sul suo futuro, della città, che significa non solo della città di Messina ma anche di tutti i territori che stanno nella nostra provincia, visto che le province sono commissariate, diciamo il comune diventa il comune capofila. Facciamo una proposta di cui i deputati regionali si devono fare carico, perché sennò è facile fare le parlamentari, fare le primarie, fare tutte queste cose, sono cose simpatiche, ma la democrazia è un'altra cosa. La democrazia si esercita nei luoghi della sovranità popolare, e il luogo principale della sovranità popolare di questa città è il Consiglio Comunale. In quella sede facciamo un Consiglio Comunale aperto e usciamo con una proposta comune della città, delle sue istituzioni, della nostra provincia, su come deve essere fatta la legge regionale per i nostri territori. Noi siamo disponibili, siamo intenzionati a farlo, non vogliamo fare l'ennesimo dibattito che si conclude con l'ennesimo
l'ennesima chiacchiera che non ci porta da nessuno. Basta. Grazie.